parametri di misurazione molto importanti, o la GDP, quindi sono le PMI o anche brand. Faccio un esempio, adesso stiamo facendo, abbiamo un campo messo, stiamo facendo certificazioni per il Dipartimento degli Stati Uniti, e sono anche, abbiamo dati veterani di guerra per il post traumatico e ciò che succede durante le guerre, quindi tornano. Sostanzialmente, oltre a tutto il processo che hanno da subire, gli vengono dati, diciamo, anche delle app che nei momenti di crisi, quando poi ovviamente sono, perché non sono, non possono essere seguiti 24 ore al giorno, nei momenti di crisi, possono utilizzare queste app in modo che loro possano uscire da questo difficoltà. Queste app per esempio hanno una caratteristica eccezionale, però non c'è accessibilità al 100%, ciò significa che possono essere utilizzate anche da tipo vedenti, non vedenti o persone con problemi, diciamo, abbastanza importanti. Questa sera? Oltre a questo tipo di attività, noi abbiamo realizzato un progetto, questo è accelerato da l'acceleratore della comunità di Working Capital, che si chiama Artlist, è quello che sono venuto a presentare in realtà quest'oggi. Artlist è una piattaforma web e app che consente agli utenti di organizzarsi il proprio viaggio. Noi ci siamo fatti una domanda: se domani volessi andare a Napoli, come faccio a capire, cioè come faccio a sapere cosa c'è da vedere a Napoli? Beh, fai una pulata verso Google, scrivi Napoli, ti escono tre siti diversi su Napoli piuttosto che altri tipologie di siti con contenuti che possono essere più o meno affidabili, ma sicuramente non sono in linea l'uno con l'altro. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato questa piattaforma e abbiamo iniziato a creare proprio contenuti per poter visitare queste città. Abbiamo deciso di iniziare con le principali sette città italiane, quindi quelle che sono sulla direttiva della Francia Rossa, Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Venezia. E quindi abbiamo creato una rete di quelli che noi chiamiamo Artlist Evangelist, quindi sono ragazzi tutti abbastanza giovani, che vanno dai 25 ai 40 anni, che hanno competenze culturali, e grazie alla partnership che abbiamo fatto con il fondamento italiano, noi riusciamo ad attingere alle, diciamo, alle loro capacità e poter andare a creare questi contenuti che sono di quattro tipologie culturali e non gastronomici, sportivi e ambientali. Quindi si scarica quell'app o andare sul sito web per vedere tutto quello che è stato inserito. È una sorta di Airbnb, però invece di affittare una casa dico cosa posso vedere e l'applicazione me lo consiglia. Passo molto velocemente anche al discorso di quali sono gli ostacoli che magari acceleratori in un'azienda. Gli ostacoli sono infiniti, tantissimi, cioè uno finché non inizia non ne ha un'idea, quindi sono veramente tanti. Ci sono anche delle regolazioni, come per esempio il team, siamo in 7 persone. 4 sono ragazzi che abbiamo assunto l'anno scorso a tempo indeterminato, anche grazie alla manovra che è stata fatta a Roma. Però poi c'è anche da dire che noi stiamo lavorando molto negli Stati Uniti. Faccio un esempio: New York, la startup, nei primi 5 anni non paga un euro di tasse. Noi dal primo anno, sul poco utile che avevamo, abbiamo dato un 60-70%. E non è semplice, quindi secondo me sulle startup in questa fase si può fare un po' di più. E invece cosa può accelerare? Sicuramente la passione, perché è l'unica cosa che mi spinge ad andare oltre. Noi abbiamo fondato 3 anni fa, i primi 2 anni i 3 soci hanno lavorato per i 4 dipendenti praticamente. Quindi sei disposto a fare questo per 2 motivi: uno, sei giovane per permettere di essere mantenuto. Due, hai passione, perché altrimenti se non lo facessi perché veramente ami quello che fai, non lo fai, perché non perdi 10 ore al giorno, più o meno 5 giorni a settimana, se siamo bravi, diciamo, a fare una cosa che non ti piace. Poi l'altro acceleratore è la qualità, nel senso che un buon lavoro, un buon prodotto aiuta sempre, quindi se tu lavori bene probabilmente i tuoi lavori possono andare, ed è quello che poi alla fine, proprio in pratica, se non c'è niente innovativo, è quello che abbiamo fatto noi.
percorsi formativi, come diceva giustamente la nostra collega, perché abbiamo seguito quelli che sono stati proposti dal Francesco Freedom Center qualche anno fa, sono stati molto utili. E poi adesso abbiamo una grossa accelerazione, anche quella dell'acceleratore di team, grazie al quale noi possiamo andare a proporre i nostri prodotti sfruttando la loro forza vendita, quindi abbiamo diverse agevolazioni, veramente una grande spinta. Non è stato facile arrivarci perché hanno selezionato 40 start-up a livello nazionale tra Milano, Bologna, Roma e Catania, e di queste 40 quelli che poi sono entrati nel basket, diciamo, le innovazioni di team sono state 4 e noi siamo quelle 4 lì, quindi è motivo di forte orgoglio per noi essere lì dentro, e adesso noi stiamo vedendo i risultati, quindi ecco, questo è un po' quanto. Grazie. Io sarò bravissimo perché la prima regola di chi deve chiudere è questa, che si avvicina all'altro in tedesco, quindi bisogna rubare pochissimo tempo alle persone, scusate anche la voce. No, io semplicemente voglio ringraziare tutti voi che siete intervenuti oggi, tutte le persone che hanno parlato, che hanno messo a disposizione il loro tempo, le loro competenze per, si spera, dare un contributo, un aiuto, sono a tutti noi che abbiamo ascoltato, anche io ho parlato di diverse cose, quindi anche per questo vi ringrazio. E ci tengo solamente in particolare anche a ringraziare il Comune di Maranello, con cui il Comune di Fiorano che rappresento, e ha proprio organizzato questo evento oggi, quindi ringrazio poi tutti, insomma, quelli che ci hanno lavorato operativamente. Ci tengo a dire particolarmente che per quanto sia banale, no, raccontarlo, è molto meno facile farlo, i due comuni adesso stanno cercando di lavorare insieme su queste tematiche, sulla formazione, sul lavoro, sui progetti che in parte prima c'erano già in casa di ognuno, in parte non c'erano, e contaminandoci forse riusciamo a farli meglio, e anche con l'ottica appunto di non sovrapporre progetti che diversamente replicheremo uguali lavorando il doppio tutti quanti, e sia Fiorano che Maranello, tra l'altro un territorio che con una continuità molto molto semplice ed evidente da vedere, e stiamo lanciando questi proposti, questi discorsi anche con i comuni di Sassuolo e di Formigine per la stessa identica ottica ed evidenza, e speriamo insomma che momenti come questo ce ne possono essere altri, magari fatti una volta di qua, una volta di là, e che la partecipazione possa essere ampia e che questo possa dare un contributo al territorio rispetto a questi temi, perché l'assunto fondamentale al quale noi crediamo fortemente è che anche i comuni, soprattutto dalla crisi in avanti, debbano, uso volutamente questo verbo, fare qualcosa rispetto alle tematiche del lavoro e della formazione. Credo che sia un imperativo politico, morale, mi viene anche da dire, e è chiaro che ognuno deve fare secondo le sue competenze e il suo ruolo. Ci sono enti, no? Tante persone che fanno delle cose in maniera professionale, i comuni devono cercare di fare un po' da cerniera rispetto a questi enti, perché sono poi il primo tassello che il cittadino vede, con il quale il cittadino ha un rapporto. Quindi noi questo, diciamo, ruolo ce lo teniamo stretto e vogliamo metterlo al servizio come fanno gli altri rispetto alle loro competenze. E ci tengo anche solamente a dirlo che rispetto appunto sempre a queste tematiche, da non tantissimo tempo ha aperto a Fiorano un luogo che si chiama Casa Corsini, che è aperto prima come centro giovani, che adesso invece è anche una piattaforma di coworking, un Fab Lab, e che si sta attivando molto. Qui tra l'altro c'è anche Caterina Bonora, che è la nostra community manager, se qualcuno fosse interessato la può contattare, può fare domande, eccetera. E attraverso questo spazio che noi stiamo mettendo a disposizione per l'ottica che dicevo prima, anche dei comuni limitrofi con i quali vorremmo proprio sempre attivare degli scambi sempre più densi, e cerchiamo proprio di coprire uno spazio che forse fino a poco tempo fa non spettava all'ente pubblico, ma che noi invece oggi ci sentiamo anche nostro, perché crediamo che fare qualcosa in collegamento tra le imprese, i cittadini, le persone disoccupate da riqualificare, il mondo della scuola e delle associazioni di categoria e di rappresentanza possa essere utile per appunto attivare delle sinergie. E questo è quello che cerchiamo con grande ambizione di fare. Devo dire, non lo dico per piaggeria, che le prime iniziative organizzate sono andate bene, la risposta è buona, le persone vengono, come stasera, sono stato molto soddisfatto di vedere così tanta affluenza, e quindi insomma andiamo avanti proprio con lo spunto, una delle ultime cose che è stata detta, con la passione, no? Perché si crede, proviamo a fare una cosa utile, se non ci fosse quella ognuno smetterebbe di coprire il suo ruolo, con anche la simpatia e la leggerezza che ci hanno dimostrato anche insomma, i nostri ospiti di prima, e anche con la voglia appunto anche di rimetterci in gioco, di lasciare magari un percorso avviato, rodato, no? Chi in un posto, chi nell'altro, per fare qualcosa che si sente come più importante e più di valore in qualche modo per sé. Però questo, e poi rimetterlo al servizio poi della comunità, questo
quello che speriamo di fare tutti quanti, grazie.